Il Carnevale di Fano è ai nastri di partenza. Ancora poche ore e poi l'edizione 2016 del Carnevale più dolce d'Italia prenderà il via. E mai, come questa volta, la similitudine con una gara è quanto mai appropriata, perché sarà proprio una gara a sancire l'avvio ufficiale. Ma non una gara qualsiasi, ma il Palio degli Uomini Nudi. L'ente carnevalesca rispolvera così un'antica manifestazione che si svolgeva nei carnevali di centinaia di anni fa, dove uomini coperti da una maschera e poco più correvano per le strade cittadine sfidando stoicamente le intemperie per aggiudicarsi una spada. Una pagina di un letterato del Seicento fanese, il Nolfi, che ricorda che a Fano si svolgevano quattro pali, uno dei quali a piedi definito degli uomini ignudi. Maschi a dimostrazione di prestanza fisica e di macismo, quindi, e a presentarsi alla spavalda gara saranno i podisti veri, quelli della Colle Marathon, che alle fatiche e ai sacrifici sono ormai avvezzi. Ma se qualcuno se la sente, può sempre iscriversi. Il percorso sarà di circa 3 km all'interno del centro storico, e quindi avremo modo di vedere degli atleti nel vero senso della parola. Colui che taglierà per primo il traguardo dei 3 km del percorso per le strade del centro si aggiudicherà un agoniato palio creato dall'artista John Betti, sempre che non stramazzi al suolo per il freddo. Visto che la fortuna aiuta gli audaci, ho immaginato il Voulon, che è il coraggioso fanese per antonomasia, che si trasforma nella statua della fortuna e va incontro a questa prova contro i rigori dell'inverno. Dovete essere per forza presenti, perché dopo la corsa la piazza si trasformerà in una grande festa per un aperitivo al carnevale, grazie agli esercenti, grazie alla movida fanese che appunto ha organizzato sul palco musica, DJ, balli e per far ballare appunto tutta la piazza. Per il Carnevale di Fano 2016, quindi, posti, partenza e via!